terminato. Sì, nella notte tra venerdì e sabato scorso siamo intervenuti in occasione di un sequestro di persona che era in atto, riuscendo a liberare la vittima che era stata sequestrata da quattro suoi connazionali cinesi a scopo di estorsione. L'indagine si è avviata non più di un mese fa, il 22 di gennaio, allorquando siamo intervenuti perché era stato trovato un cittadino cinese che vagava nelle campagne di Granarolo, il quale poi soccorso e curato ci ha riferito di aver subito un sequestro sempre ad opera di propri concittadini. Quindi nel corso di questo mese siamo riusciti a risalire, a ricostruire quattro episodi analoghi, sempre commessi da quattro cittadini cinesi ai danni di propri connazionali, per estorcere loro la somma di qualche migliaio di euro che si facevano consegnare o prelevandoli dai portafogli delle vittime oppure facendoseli bonificare con delle transazioni da conti correnti cinesi in valuta cinese su altrettanti conti cinesi dai familiari che avevano in Cina. Come venivano avvicinate le vittime? Le vittime venivano contattate tramite sistemi di messaggistica sempre in uso alla comunità cinese, come ad esempio WeChat, oppure siti di annunci di lavoro sempre utilizzati dalla comunità cinese. Nell'ultimo caso la vittima aveva offerto un lavoro nella propria azienda tessile del bolognese e i sequestratori avevano risposto a questo annuncio fissando l'appuntamento alla vittima presso un casolare abbandonato, dove poi la vittima è stata sequestrata e è stata costretta a disporre un bonifico di 1.500 euro sul conto dei sequestratori. Le vittime, che sono quattro, riferiscono anche di essere state sedate, anche a volte torturate. Sì, in alcuni casi, non in tutti, la vittima è stata sedata con dei medicinali anestetici o comunque dei sedativi medici, per chiaramente inibire i tentativi di difesa della vittima. In altri casi, come nell'ultimo ad esempio, la vittima per essere costretta a versare queste somme di denaro è stata torturata con delle pinze e delle tronchesi. Non escludete che ci possano essere anche altre vittime che finora non hanno denunciato questi episodi, quindi vi rivolgete anche un appello alla comunità cinese? Sì, la frequenza degli episodi già ricostruiti, che sono quattro nel giro di un mese, fanno purtroppo desumere che ci possano essere, non fanno escludere che ci possano essere stati ulteriori episodi analoghi. Pertanto il nostro appello alla comunità cinese è quello di affidarsi all'arma dei carabinieri e di denunciare qualora avessero subito altrettanti episodi di sequestro.